Cristiano dos Santos, Ronaldo Saveiro, nasce il 5 febbraio del 1985 a Funchal, Madeira. Suo padre è José Denis Saveiro, sua madre è Maria Dolores dos Santos, i quali ebbero 4 figli, Cristiano è l'ultimo. Il nome Ronaldo si deve al presidente del tempo, Ronald Reagan, degli Stati Uniti. La sua famiglia non aveva grandi risorse, ma era molto unita. Il claim era unione forte e amicizia tra tutti i membri. E già dalla tenera età la sua amicizia con il pallone era molto forte. Appena usciva di casa, la sua tecnica e confidenza era tanta. E quando iniziò a giocare, appunto, iniziò a attirare le attenzioni e passava la maggior parte del tempo a giocare a pallone con i compagni. A 6 anni inizia la carriera in una squadra locale vicino a casa, si chiamava Landorini alle rondini. Il grande giovane Ronaldo iniziò quindi da subito a far parlare di sé. E la fama arrivò appunto ad allargarsi fino al padrino di battesimo, che al tempo lavorava al nazionale di un club importante di Madeira, che è il nazionale appunto. Il parente così iniziò a vederlo giocare e rimase stupefatto davanti a tanta abilità. Quindi nel 95 il padrino lo porta al nazionale, dove lui poteva crescere meglio. Subito la prima stagione, ecco arrivare i trofei. Nella stagione d'esordio era già estremamente competitivo, non temeva nessuno, grandi, piccoli, per lui erano tutti uguali. Non gli è mai piaciuto perdere, sempre ha giocato al massimo. A 11 anni era già considerato il migliore della squadra, era rispettato appunto per questo. Così il padrino di Cristiano Ronaldo capì che il futuro del ragazzo doveva essere un club maggiore, ossia per volare più alto avrebbe dovuto lasciare il nazionale. Così, visto che il nazionale aveva un debito con lo Sporting Club di Lisboa, all'età di 12 anni il padrino lo fece in modo che la proposta arrivasse allo Sporting. E così Cristiano Ronaldo arrumò un test. Quindi CR7 tenne una prova allo Sporting. E con tutta la fiducia che aveva nei suoi mezzi, non si lasciò sfuggire l'occasione. Ancora una volta tutti rimasero stupiti e meravigliati del suo talento, incluso il tecnico. E per avere un'idea, date un'occhiata alla scheda tecnica. Giocatore di un talento fuori serie è tecnicamente molto evoluto. É de destacar a sua capacidade de drible em movimento ou parado. Escrever, sim. I tecnici che giudicarono Ronaldo dovettero quindi convincere l'amministrazione che egli valeva il debito che il nazionale stava chiedendo di sanare. A quel punto Cristiano fece ritorno a casa per aspettare la risposta definitiva dello Sporting. L'attesa non durò molto, il club decise per l'accordo. Nel 97 Cristiano Ronaldo lascia per la prima volta la sua città, la sua famiglia e i suoi amici per inserire i propri sogni. Ossia si trasferì allo Sporting nell'alloggio con gli altri coetanei. Per il ragazzo a 12 anni stare lontano dalla sua famiglia fu sicuramente molto difficile. Secondo quanto dicono, la prima settimana fu una tragedia. Con il tempo si abituò, a quel tempo non era un ragazzo molto studioso, nella sua testa studiare non era l'attività principale, stava completamente focalizzato sul calcio. E già da quel momento tutti avevano capito la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi. Sebbene la sua solitudine fu molta, mai pensò di gettare la spugna. In mezzo ai suoi compagni era ritenuto il migliore e ben presto venne rispettato come leader. Cristiano Ronaldo fin da subito lottò e si impegnò per avere un fisico da prestante, per questo si allenava molto più degli altri. Spesso succedeva che usciva dalla palestra lunedì mattino, allenandosi per migliorare il fisico prima di andare a dormire, faceva le flessioni. Ossia fosse sempre una persona molto focalizzata sui propri obiettivi. Sul campo CR diventava sempre più bravo. Per avere un'idea, in tutti i campionati disputati nelle giovanili sempre fu considerato il miglior giocatore. Una cosa interessante
Nelle giovanili fu quando José Mourinho lo vide giocare. E nemmeno lo conosceva, ancora lo conosceva. Ele jogava a ponta de lança com aquela elegância, com aquela qualidade de movimento, com aquela qualidade técnica e elegante. Mais uma coisa que talvez. Ancora una volta, se non lo sai, sempre durante le giovanili ti vennero diagnosticate patologie cardiache. Ele foi diagnosticado com problemas no coração, justamente porque o coração dele batia rápido. Perché giustamente il suo cuore batteva troppo forte. Così dovette sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la situazione. Normalmente, settimane dopo. Ma questo fu, tra virgolette, un spavento solo perché il giocatore tornò subito poco dopo andare a. E su qui ci sono leggende urbane su questo intervento. A 16 anni Cristiano già era un nome di riferimento per il calcio giovanile, in questo periodo iniziavano i suoi primi autografi. È nel 2002 che Ronaldo finalmente realizza il suo sogno esordendo nella squadra principale, diventa quindi un giocatore professionista. Nella sua prima stagione dimostra tutto il suo valore, non fa molti gol ma gioca con continuità. E chiude la stagione con 31 gare e 5 reti. Nella stagione seguente, nell'agosto del 2003, lo Sporting doveva giocare contro il Manchester e già era finito sul taccuino degli inglesi. E un giorno prima di questa partita i dirigenti già avevano firmato l'accordo per il trasferimento. Ma quella gara contro il Manchester cambiò tutto. Ronaldo impressionò tutti, compreso Ferguson, e qualche giorno dopo il Manchester mise sul piatto 15 milioni. Il 2003 fu anche il primo anno in cui viene convocato dalla selezione portoghese. Nella sua prima stagione in Premier League il Manchester finì in terza posizione, ma non rimase senza trofei perché conquistarono la Coppa d'Inghilterra. Sebbene il Manchester in Coppa dei Campioni uscì agli ottavi, Ronaldo fu nominato miglior giocatore della competizione, anche della squadra stessa. Finisce la stagione con 40 gare, 7 assist e 6 gol. Finita la stagione partecipa agli europei del 2004, il Portogallo arriva in finale dove perde contro la Grecia. Nello stesso anno ha partecipato anche alle Olimpiadi, il Portogallo in questo caso non passò nemmeno la fase a gironi. Nella stagione successiva il Manchester termina la Premier League come l'anno precedente in terza piazza. I Champions uscirono ugualmente agli ottavi e questa volta finirono per davvero la stagione senza trofei. Finisce la stagione 2004-2005 con 50 gare, 10 assist e 9 reti. Qui il 2005 purtroppo perde nell'anno della morte del padre, il quale appunto scompare durante il ritiro di una gara della nazionale. Nella stagione 2005-2006 la Premier League va bene, finisce in seconda posizione, in quell'anno vinse la Coppa di Lega d'Inghilterra e chiude la stagione 2005-2006 con 47 gare, 8 assist e 12 reti. Fine stagione partecipa alla sua prima Coppa del Mondo di carriera, il Portogallo arriva in semifinale perdendo contro la Francia di Zidane. La stagione 2006-2007 il Manchester conquista la Premier League con Cristiano terzo miglior giocatore del campionato, per la prima volta eletto miglior giocatore del campionato. In Champions il Manchester esce in semifinale contro il Milan di Kakà. Cristiano termina il 2007 con l'elezione al terzo miglior giocatore del mondo. Chiude la stagione 2006-2007 con 53 gare, 19 assist e 23 reti. Nella stagione successiva Ronaldo mostra per davvero tutti i suoi numeri. Conquista ancora la Premier League con lo scettro di capocannoniere
con 31 reti, conquista anche la Supercoppa d'Inghilterra. Per la prima volta in carriera vince la UEFA Champions League, ancora una volta con il titolo di capocannoniere con 8 reti. UEFA Champions League, sendo também o artilheiro com 8 gols. O português fechou essa finisce la stagione 2007-2008 con 49 gare, 42 reti e 8 assistenze. Finito il campionato partecipa agli europei del 2008, il Portogallo si comporta bene ma esce ai quarti contro la Germania. Finendo questa il mondiale con, per club con i Red Devils nel 2008, per la prima volta nella sua carriera a 23 anni raggiunge il top del football ricevendo il titolo di miglior giocatore del mondo. La stagione 2008-2009 è ancora una volta una grande stagione per CR7, con il Manchester United vince la Premier League raggiungendo la seconda piazza come marcatore. Vince anche la Coppa di Lega inglese e la Supercoppa d'Inghilterra. Per quanto riguarda la Champions League, il Manchester perde in finale contro il Barça. A giugno 2009 arriva il trasferimento al Real Madrid per la modica cifra di 94 milioni di euro, record assoluto per il tempo. Arrivò insieme a Kaká, anche lui pagato profumatamente. A Manchester Ronaldo stette dal 2003 al 2009, giocò 292 gare, 61 assist, fece 18 reti, 118 reti e vinse 10 trofei. Nella sua prima stagione al Real Madrid, nel 2009-2010, inizia con un infortunio che ostacola il suo esordio e pregiudicò la continuità per tutta l'annata. Nel 2009 CR7 viene eletto secondo miglior giocatore del mondo dietro Messi. Temporada o Real terminou o campeonato espanhol em segundo colocado e pela Champions League parou nas oitavas de finais. Mesmo assim, in questa stagione il Real arriva secondo in campionato e in Champions esce agli ottavi. Individualmente CR7 andò alla grande. Finisce la stagione con 35 gare, 33 reti e 7 assist. Sua segunda Copa na carreira. O Portugal dessa vez partecipa quindi alla sua seconda Coppa del Mondo in carriera. Il Portogallo esce agli ottavi di finale contro la Spagna e poi vincitrice del trofeo ereditato. Nella stagione 10-11 il Real Madrid arriva nuovamente secondo in Liga, ma CR7 è il capocannoniere. Il Real vince la Coppa del Re, in Champions esce in semifinale. Sebbene il Real ancora non riesce a vincere titoli importanti, individualmente Ronaldo è fantastico. Individualmente Ronaldo continuou sendo fantástico. Ele fechou essa temporada com 2010-2011 finisce com 54 gare, 53 reti, 15 assist. Novamente ele foi eleito o segundo melhor. Nel 2010 viene eletto ancora secondo giocatore del mondo dopo Messi. Nella stagione 11-12 con il Real riesce a vincere il campionato, essendo CR7 il secondo marcatore. In Champions il Real esce in semifinale con Cristiano Ronaldo terzo nella classifica marcatori. La stagione 2011-12 finisce con 55 gare, 60 reti, 14 assist. Nel 2011 Cristiano ancora una volta viene eletto secondo miglior giocatore del mondo dietro Messi. Nel 2012 partecipa con il Portogallo all'Europeo. Il Portogallo arriva in semifinale uscendo ai rigori contro la Spagna. Nella stagione successiva Ronaldo e il Real finiscono come vice in quasi tutte le competizioni, arrivando secondo in campionato come marcatore in Coppa del Re, però conquistarono la Supercoppa di Spagna, mentre in Champions il Real esce in semifinale con Cristiano capocannoniere della competizione europea. Finisce la stagione con 55 gare, 55 reti, 8 assist. Finisce il 2013 con l'elezione per la seconda volta in carriera miglior giocatore del mondo. Nella stagione 13-14 il Real torna a vincere titoli importanti, in Liga arriva terzo e finisce secondo come capocannoniere. Vincono però la Champions dopo tanto insistere e vincendo contro l'Atletico Madrid. CR7 in questa edizione di Champions segna 17 reti, record assoluto della competizione. Ele fechou essa temporada.
2013-2014 finisce per lui con 47 gare, 51 reti, 16 assist. Partecipa quindi alla sua terza Coppa del Mondo in carriera. Il Portogallo non va bene in questo caso, infatti nemmeno passa la fase a gironi. In finale del 2014 CR7 e Real conquistano il mondiale per club. Il portoghese viene eletto secondo miglior giocatore della competizione. Non possiamo dimenticare che nel 2014 riceve il pallone d'oro come miglior giocatore del mondo. Nella stagione 14-15 il Real non fece una grande annata, arrivando in seconda in classifica. Con CR7 capocannoniere in Coppa del Re uscì agli ottavi invece. In Champions esce in semifinale con Cristiano capocannoniere della competizione, a pari merito con Messi e Neymar, tutti 10 reti. Il Real vince la Supercoppa UEFA. Finisce la stagione 14-15 con 54 gare, 61 reti e 22 assist. Alla fine del 2015 viene eletto come secondo miglior giocatore del mondo. Nella stagione 15-16 il Real arriva in secondo in campionato. In Coppa del Re non andò molto bene, ugualmente arrivò però la Champions con CR7 capocannoniere della competizione con 16 reti e miglior giocatore anche. In questa stagione arriva ai 500 gol in carriera, diventando anche il miglior capocannoniere del Real Madrid. Nel 2015-16 quindi fece 48 gare, 51 reti e 15 assist. Nel 2016 partecipa nuovamente agli europei e il Portogallo vince battendo in finale la Francia. Cristiano riesce finalmente a conquistare un titolo importante con la sua nazionale. Nel 2016 vince ancora una volta il mondiale per club. Per la quarta volta in carriera riceve il pallone d'oro come miglior giocatore del mondo. Nella stagione 16-17 il Real vince quasi tutto quello che c'era in palio, mettendo in bacheca la Liga Spagnola e con CR7 terzo nella classifica marcatori. Coppa UEFA, Champions League con CR7 capocannoniere e miglior giocatore. 2016-2017 finisce 45 gare, 42 gol e 10 assist. A fine stagione vince ancora una volta il mondiale per club e per la quarta volta in carriera e quinta volta viene eletto miglior giocatore del mondo. E dal 2017-2018 è iniziata una nuova avventura, quella che stiamo vivendo attualmente. A Real Madrid giocò 430 gare, 445 assist, 116 gol, 15 trofei, essendo il miglior marcatore assoluto del Real. In tutti i club che ha giocato dal 2002 al 2018 ha giocato 753 gare, ha fatto 568 assist, 177 gol e 25 titoli, essendo il miglior capocannoniere della Champions, del mondiale per club e secondo della Liga Spagnola. Per quanto riguarda la selezione, dal 2003 al 2018 ha giocato 149 gare, ha fatto 81 assist e ha vinto un trofeo, essendo il miglior marcatore della nazionale. È un'impressionante macchina da gol, macchina da gioco, per la determinazione e la costanza. È realmente qualcosa di altro pianeta.